C'è anche gente che ne ha fatto un marchio di fabbrica, il maledetto mercato Esatto. di cui parlavamo prima. E quindi ancora con questo monumento, con questo. A proposito di rock, perché abbiamo detto questo è il rock allo stato puro, tu ieri parlando di Ivan Graziani hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, hai detto da quando se n'è andato, secondo me, il paradiso è un posto molto molto più più rockettaro, rockettaro. sì, io ho sempre l'impressione di trovare un manifesto dietro un angolo, che Ivan stia facendo un concerto da qualche parte. Se n'è andato, vabbè, succede a tutti, prima o poi andiamo tutti al tappeto, dipende. Lui ha vissuto molto bene, ha fatto della musica bellissima. L'unica cosa che mi dispiace è che pian pianino la gente lo sta dimenticando. Le nuove generazioni non lo ricordano molto, però secondo me ci sarà una bella ripresa. Beh, del resto mi permette di dire, allora forse questo è anche un po', tra virgolette, compito tuo e diciamo, di Sì, quelli che hanno certo. collaborato con lui, che Sì. mantenerlo ancora in vita, mettiamola così, anche se la musica è sempre immortale, questo tu lo sai meglio di Sì, chiunque in altro. assoluto sì, ma è anche una bella responsabilità di voi che fate radio. Decisamente sì, ci sono delle strane alchimie per cui ci sono alcuni artisti, alcuni tipi di musica che in radio non passano per un qualche strano motivo. Si chiamano playlist, non è uno strano motivo, si chiamano playlist. Allora, non ti dico chi, però mi hanno riferito la frase di un direttore di un'altra emittente, la cui filosofia di vita è: se la trasmette Radio DJ, la trasmettiamo anche noi. Ora, mi sembra un po'. Beh, certo, è uno che ha dei gusti ben precisi. Vabbè, non lo so, io spero che non sia proprio andata in questi termini, però insomma non è, diciamo, per chi fa radio forse non è proprio il criterio giusto, No, diciamo così. per me che ho vissuto l'inizio delle radio private, l'ho vissuto direttamente proprio come voce, come DJ in una delle primissime radio private, ero all'università, ricordo proprio la radio libera, che era quella che ti permetteva comunque di far scoprire cose nuove, c'era un'energia micidiale. Poi sono entrati questi maledetti soldi, che non si capisce bene perché. Niente, hanno praticamente rovinato tutti. Ci sono oggi proprio i programmatori che hanno questi pezzi da 100 euro attaccati praticamente agli occhi e non vedono la buca che c'hanno lì di fronte, perché in fin dei conti facendo così fai in modo che si rovini il gusto, si rovini la sensibilità, si rovini la fantasia, i colori, cioè si rovinano i concerti e alla fine si rovinano le radio stesse. Vero, 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 vero. E siccome noi. Perché arriveremo a un punto in cui la programmazione sarà una batteria elettronica, uno schiaccia un tasto, tu punto, 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 pum, e poi si sparano stupidate, ma cioè non è questa la radio, non è questa la musica. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora, siccome cerchiamo anche di distinguerci un po' dagli altri.